Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 su Aracne TV. Siamo ospiti della splendida cornice di Vivere e Raccontare, il programma ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati e dedicato a tutti coloro che desiderano raccontare e presentare le loro opere di carattere creativo. Ma intanto il sipario di Spazio Scenico si apre sulla protagonista di oggi. Diamo il benvenuto ad Alessandra Leonardi. Grazie. Alessandra Leonardi, scrittrice, dopo diversi racconti pubblicati su varie antologie, intraprenderà i suoi primi lavori. In questi due anni pubblicherà tre libri. Il primo, La fine del tempo, la fine del mondo, edito da Collana Starlight del 2017, seguito da Oracoli, edito da NPS Edizioni nel 2018 e sempre nel 2018 Il nome segreto, pubblicato con Arpeggio Libero. Tre libri. Ma chi è davvero Alessandra Leonardi sarà lei stessa a raccontarlo, a svelarlo al pubblico di Spazio Scenico. Grazie per essere intervenuta. Grazie a voi. Per prima cosa vorrei chiederle chi era Alessandra Leonardi da bambina e poi da ragazza. Allora, sì, da bambina diciamo che ho avuto subito la passione per la lettura, per i libri e per la scrittura, grazie anche a mia madre che mi leggeva molto, mi raccontava le favole, mi raccontava i miti greci, che è un'altra mia passione, la mitologia. E sin da piccola ho iniziato molto presto a scribacchiare storielline, favolette, anche illustrate, mi piaceva. E ho continuato questa passione per i libri, anche alle elementari, alle medie, in cui mi è anche iniziata la passione per la poesia, le prime poesie delle medie, insomma, diciamo, niente di particolare. E già alle scuole medie avevo pensato che mi sarebbe piaciuto da grande, diciamo, diventare una scrittrice, una giornalista. Due eventi particolarmente traumatici, sì, e dolorosi, esatto, della sua vita l'hanno poi spinta in questa direzione. In questa direzione, allora, definitivamente. Allora, che cosa può raccontarci? Sì, allora io mi ero iscritta, vabbè, diciamo che fino al 1998 ho vissuto facendo diversi mestieri e accantonando il sogno di fare la scrittrice, perché pensavo che non potesse essere realizzabile se non eri già una persona famosa, un giornalista, così. E nel 1998 ho avuto un grave incidente stradale. E questo incidente stradale ha comportato dei cambiamenti in me, perché prima, se prima ero una persona molto, ero molto socievole, molto attiva, uscivo parecchio, ho sempre avuto tantissimi amici, tantissimi interessi, però ero sempre molto inquieta, molto irrequieta, molto anche ansiosa. Dopo l'incidente, si parla di lungo tempo, sono diventata sicuramente più calma, ho capito l'importanza delle piccole cose, degli affetti più reali, più sinceri della vita, però questo ha comportato un ulteriore accantonamento del mio sogno, perché mi è sembrato come se dovessi accontentarmi di quello che avevo. Sono anche di essere sopravvissuta, sociale, di essere sopravvissuta, sì, mi devo accontentare che avevo la famiglia, gli amici, sono delle cose comunque importantissime. Certo. E quindi avevo accantonato questo sogno. Poi purtroppo sì, si è imbattuta, ha conosciuto ancora un'altra sofferenza. Esatto. Allora io ho conosciuto il mio compagno un po' tardi, nel 2006, avevo già 37 anni. E mio compagno si è ammalato di una grave malattia nel 2012, è guarito, adesso sta bene, anche se deve fare qualche altro piccolo intervento. Però questa cosa mi ha smosso nuovamente, già ero vicina, diciamo, ai 50 anni. E ho visto che mi ha dato una spinta per voler realizzare il mio sogno, quello di diventare scrittrice.
Allora che faccio? Mi sbarco su Facebook, in cui io non avevo mai creduto, non mi ero mai iscritta. Sono tornata a essere più sociale, ho scoperto un mondo di scrittori, di scrittura, di confronto in cui era possibile pubblicare. Ho partecipato a un concorso letterario con un racconto di fantascienza che è stato scelto. Da lì non mi sono più fermata, raccontini, poesie, fino ad arrivare a questi tre libri di cui abbiamo parlato. Guardi, conoscere questi aspetti della sua vita, di cui ovviamente la ringrazio per aver voluto parlare di queste cose, mi porta alla quarta di copertina del suo libro Oracoli, in cui lei scrive: gli dèi sembrano aiutarci, ci mandano segnali, ci parlano, esigono da noi preghiere e sacrifici, ma alla fine nulla cambia. Siamo burattini nelle loro mani capricciose, sempre e comunque. A cosa serve allora conoscere quello che accadrà? A cosa serve dedicare loro le nostre devozioni? Sì, allora, Oracoli è un'antologia di genere storico fantasy sulla divinazione nel mondo antico. Parla delle quattro popolazioni principali che ci sono state in Italia, quindi... È molto interessante, adesso lo vedremo, però la domanda che volevo farle... Sì, perché questa... Ma questa cosa non... Cioè, questi interrogativi che sono dell'uomo... di tanto tempo fa, sì. Sono gli stessi che possiamo farci oggi, magari sì, in una storia sì. come la sua. Certo, possiamo benissimo, dipende anche un po' dalla persona, se vuoi se credi nel destino, se non ci credi per niente, se ti affidi a una religione. Se credi che si possa sapere il futuro. E soprattutto se credi che se si possa sapere o meno, certo. Si può sapere, l'astrologia è molto interessante, anche la cartomanzia è molto interessante, quindi come all'epoca... in tutt'altro contesto, in tutt'altri modi, come ora, l'uomo si è sempre voluto interrogare e conoscere il suo futuro, ma perché conoscerlo? Io non mi sono data una risposta, perché mi piace quando scrivo che poi il lettore tragga le sue conclusioni, non mi certo. piace dare risposte pronte, più che altro mi piace suscitare interrogativi, oltre che intrattenere, perché... Certo. Comunque c'è sempre l'intrattenimento di storia, avventura, fantasia. A proposito della fantasia, lei ha fatto un fantasy storico, potremmo dire, un altro libro prettamente fantasy e un libro per ragazzi. Sì. Questo estro nei confronti della fantasia, lei l'ha sempre avuto? Oppure è un modo per fuggire da qualcosa, dalla noia della vita quotidiana? Allora, dunque, no, l'ho sempre avuto sin da piccola, perché dalle favole, poi io sono stata bambina e adolescente negli anni 70 e 80, in cui c'era un'esplosione di cartoni animati giapponesi, fumetti di supereroi, serie TV di fantascienza, tutte cose certo. che mi hanno sempre appassionato e che sono rimaste radicate comunque in me. E comunque il fantasy non è solo un genere escapista di fuga, in realtà è molto ricco perché è pieno di metafore. Dietro tutto quello che si può leggere in un romanzo fantasy, oltre appunto all'avventura, sicuramente c'è l'avventura e tutto, però ci sono molti simboli a cui si possono rimandare diversi argomenti anche molto importanti. Certo. Quindi non è solo un genere di fuga, ma è anche un genere utile per chi sa leggere più profonditamente dietro le righe. Tutto mi sembra, infatti, leggendo prima ho parlato di oracoli, ma il tema è molto profondo in realtà. Sì. Poi ovviamente si fa un viaggio a ritroso, quindi c'è anche la parte storica che è molto interessante, certo. dalla Sibilla Cumana, sì. Piuttosto che gli Aruspici, e quindi tradizioni molto forti, radicate in Italia, sì. Che seppure pochi conoscono, diciamo soltanto chi le ha studiate, però lasciano, credo, una grossa eredità. Lei per esempio che cosa pensa degli oroscopi? Lei lo legge l'oroscopo? Allora, io l'oroscopo non lo leggo più perché siccome nei miei 2000 interessi della mia vita sono una persona che ha avuto moltissimi interessi, c'è stato anche quello dell'astrologia, ma proprio più per curiosità, e quindi io ho approfondito questo studio che è molto antico, risale veramente a molti molti secoli fa, e ho visto che comunque l'oroscopo del giornale sicuramente non è attendibile, e l'ho trovato molto affascinante. Però non lo so se veramente un vero oroscopo del tema natale, io me lo sono fatto fare da un amico e poi ho anche cercato appunto di studiare, di capire le cose perché mi incuriosiva. Qualche cosa effettivamente
si è realizzata, qualche altra no, quindi probabilmente ci potrebbe, secondo me c'è un destino, un filo conduttore, secondo me c'è, però poi siamo noi con le nostre scelte che prendiamo le varie strade, scegliamo il modo in cui arrivare a questi punti precisi, secondo me è così. Lei quando scrive si ispira a qualche autore in particolare? A tratto, spunto, il suo allora, autore preferito? Dunque, io avendo appunto tutto questo enorme substrato di libri, di letture, di fumetti, di serie TV, sicuramente c'è qualche ispirazione, però se dovessi dire un autore preciso non lo saprei dire. Ho i miei autori preferiti, per il fantasy la Marion Zimmer Bradley, oppure più attualmente il George Martin del famoso Trono di Spade, però adesso addirittura ispirarmi a loro, che sono dei mostri sacri, mi sembra eccessivo. Ecco. Senta, lei poi ovviamente ha condotto una vita, perché ha sempre scritto, ha deciso di pubblicare solo in questi ultimi anni, lavorando come tutti, ha amato il suo lavoro, i suoi lavori, le sue occupazioni. Allora, dunque, io ho praticato diversi mestieri, sempre a tempo determinato in realtà. E qualcuno sì e qualcuno no, certi li ho trovati molto noiosi e certi invece più interessanti. Comunque adesso ha intrapreso questa strada per non lasciarla più, perché credo stia già scrivendo un altro libro. Io sto scrivendo un romanzo storico, però una cosa molto difficile e lunga. Quindi vedremo la luce nei prossimi mesi. No, sicuramente lo devo ancora finire, quindi poi lo dovrò rivedere, perché un romanzo va anche revisionato. Senta, lei che cosa vorrebbe lasciare in chi legge? Qual è l'aspettativa che ha verso i lettori, e se le è mai capitato di vederla avverarsi? Io vorrei che chi leggesse il mio libro, i miei libri, oltre a trovare giusto intrattenimento, mi piacerebbe come se venisse con me nei miei mondi immaginari e fantastici, come se invitassi il lettore, vieni con me, ti mostro il mio mondo, ti mostro i miei mondi, quello che ho immaginato, quello che ho sognato, e poi leggi oltre quello che c'è scritto, vedi quello che c'è dietro, fatti delle domande, pensa, rifletti. Questo anche nei fantasy, negli altri fantasy che ho fatto, come La fine del tempo, La fine del mondo, certo, edito dalla collana Starlight, qui grazie a Jessica Maccario, la direttrice, ho conosciuto anche il collettivo Scrittori Uniti, con cui ho fatto delle fiere, con cui ho potuto appunto parlare col pubblico in maniera diretta, poi ho fatto anche altre presentazioni. Questo collettivo che cosa si propone? Si propone un breve sintesi. Collettivo di scrittori, sì, che si sono riuniti grazie a Claudio Secci, che è un altro scrittore, di riunire gli scrittori per aiutarli appunto a presentare i propri libri, perché i libri delle case editrici piccole e medie è difficile che arrivano in libreria. Quindi tramite fiere e presentazioni invece è possibile arrivare al pubblico, e quindi grazie al collettivo è possibile partecipare alle fiere, principali fiere di settore come Milano, ci sarà tra un po' il Salone della Cultura, il Torino Libro Aperto, eccetera. Senta, una storia, un cartone animato, una favola che l'ha influenzata, che ha ricordato piacevolmente o non piacevolmente negli anni? Allora, in realtà è come se tutto questo fosse quasi sempre dentro, tutte queste storie, questi... io continuo a leggere i fumetti, tra l'altro una collezione enorme di fumetti. Sì, quindi sono, è come se fossero sempre dentro di me tutti, dai personaggi Marvel ai robot di Gonagai, alle serie TV che vedevo da piccola, come Star Trek, certo, Spazio 1989, è come se li portassi sempre con me, non ce n'è uno in particolare. Poi magari a volte ne emerge più il lato fantascientifico, a volte più quello fantastico. Sono stati molto attaccati in quegli anni lì, no? I famosi cartoni, sì, giapponesi. Adesso vediamo invece un'esplosione di giochi interattivi che ci spaventano, soprattutto in relazione ai nostri bambini, ai nostri figli, che vediamo costantemente presi su queste scatolette che noi stessi poi gli abbiamo consegnato e che rappresentano ovviamente il futuro e il loro presente. E quindi io credo che poi c'è anche una vena, non dico di nostalgia, però nel ricordarsi quei tempi e tutte quelle saghe interminabili, sia anche molto piacevole, no? Beh, sì.
sì, adesso l'intrattenimento in parte è cambiato, perché rispetto a quando ero piccola io, adesso c'è internet che ha completamente rivoluzionato tutto. Non è più la televisione il centro. È un altro mondo in cui mi sembra di vedere che è sempre più interattivo il gioco. Certo. Quando prima, allora noi stavamo, c'era il televisore, noi stavamo qui, vedevamo il film, il cartone, ho sempre amato molto anche il cinema. E adesso invece i videogiochi di adesso si riesce a interagire. Io penso che questo sia anche un bene per i nostri ragazzi, perché possono accrescere e stimolare la loro intelligenza e creatività. Non credo che bisogna avere paura delle nuove tecnologie, anzi, no, però paura usarle no. Con criterio. Però magari sulla fantasia potrebbero creare qualche problema, perché bambini che sono abituati ad avere un mondo perfetto già precostituito all'interno di un telefono o di una comunque di uno schermo, al momento che lo schermo viene spento si trovano magari senza i mezzi per potersi creare loro un mondo fantastico che non è così perfetto, e quindi spesso poi ingenera delle difficoltà nell'inventarsi un gioco, come magari potevamo fare noi nei momenti di ozio o dentro un cortile in estate. Non si fanno più i giochi nostri come tipo un 2-3 stella o nomi cose città. Per chiudere, se lei dovesse augurare a se stessa qualcosa relativamente alla sua professione, e quindi visto che lei si è occupata di oracoli, in un certo senso provare a vaticinare un... È uscito da poco il mio ultimo libro, Il nome segreto, che è per bambini e ragazzi. Io spero di riuscire a continuare a migliorarmi sempre di più, sia come idee che come scrittura, e di riuscire a offrire a chi desidera leggermi e seguirmi sempre dei nuovi mondi interessanti da scoprire, fantastici. Grazie ad Alessandra Leonardi, è stato un piacere averla qui con noi e speriamo di poter tornare ad incontrarla magari in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo. Magari, grazie a voi. Anche per oggi è tutto, Spazio Scenico termina qui, ma torna come sempre con nuove storie e nuovi personaggi su Aracne TV.